Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua su Superbike 22 in attesa della patch che ci permetterà di cominciare una nuova carriera. Già ve lo spoiler perché preferisco appunto farne ripartire un'altra. Continuiamo la nostra serie di prova dei vari circuiti. Questa volta andremo a provare, visto che ci si è corso da poco, Catalunya. Poi comunque nei prossimi episodi andremo a provare quei circuiti che non sono mai apparsi nei videogiochi, come Most, come Manicur o come questo qua argentino che è San Juan Vigicum. Quindi ragazzi vi invito a rimanere sintonizzati. Questa volta lo andiamo a provare col campione del mondo, con Toprak, col campione del mondo, sì, col campione del mondo, Toprak Razgatlioglu. Nonostante Bautista abbia fatto tripletta, usiamo lui perché riutilizzare Bautista un'altra volta non mi piace. E quindi andiamo appunto a mettere Razgatlioglu. Mi avevate fatto notare che non avevo messo il consumo delle gomme, questa volta l'ho messo, non me ne ero accorto. E quindi sì, inseriamo subito Catalunya e siamo pronti per partire. Come al solito, Super Pole e poi la gara. Prima di cominciare con il video, io però vi ricordo di iscrivervi al canale perché è il massimo supporto che potete darmi, è un aiuto davvero importante, a voi non costa niente e per me invece è una grandissima mano. Quindi se vi piacciono questi tipi di contenuti, volete vederne tanti altri su Superbike, MotoGP, Formula 1 e FIFA tra pochissimo, mi raccomando iscrivetevi. Vi invito anche a lasciarmi un piace per darmi un feedback sul vostro gradimento per questa serie e a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, l'username a schermo, oppure vi basta cercare Sbinda con una posta della I. Lì pubblico tantissimi contenuti, sia quello che faccio qua su YouTube sia degli off topic. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. E detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Sì, ciao. Un prossimo video, già sto a fare l'outro. E detto questo, ci vediamo direttamente in pista. Ed eccoci pronti per scendere per la prima volta in pista. Andiamo a mettere le gomme da qualifica. Ecco qua quelle che abbiamo a posto, a disposizione. Abbassiamo la benzina al minimo. Andiamo al tracciato, pronti per fare i primi giri con la Yamaha e i primi giri in questo circuito che abbiamo provato solamente su MotoGP. Tra l'altro io non gioco a Superbike anche da un po', mi sono abituato a MotoGP nell'ultimo periodo, quindi ecco, dovrò cercare anche di capire un po' meglio la moto, il tracciato, insomma. Adesso vediamo. Intanto Razgatlioglu si lancia sul dritto di Catalunya. Facciamo una staccata abbastanza prepotente. Oh mamma mia, cavolo, si muove tanto la moto. Non è come la Yamaha della MotoGP che è una moto comunque abbastanza stabile, questa si muove davvero tanto. Oddio, larghi, attenzione, fai capricci la moto, non ci sta. Si muove tanto in inserimento, mamma mia. Me l'aspettavo così complicata la Yamaha. Pensavo che sarebbe stata una moto tutto sommato facile, invece tutt'altro ragazzi, si fatica abbastanza. Attenzione adesso Razgatlioglu, continuiamo ad andare via, vediamo qua, staccatona prepotente, preponderante. Siamo già in casco rosso. Potremmo anche alzare la difficoltà che anche in questo episodio qua è al 100%. Allora, attenzione, ultime curve. Non dobbiamo sprecare il vantaggio che abbiamo. Quanto più dovremmo cercare di aumentarlo. No, giro non valido. Ma dai, ma per cosa giro non valido? Neanche l'avevo toccato il verde. Vediamo con quanto chiudiamo, giusto per farci una mezza idea. 43-1, avremmo fatto la pole ampiamente. Torniamo ai box ragazzi, gomme nuove di nuovo come l'altra volta, giro senza commentare, ci vediamo direttamente in gara. Thank you.
Allora, una serie di considerazioni su queste qualifiche. Prima cosa, le ho riavviate perché ho spostato la lunghezza di gara da 5 a 3 giri, perché penso ci bastino. Seconda cosa, come potete vedere, siamo tutti stradistanti. Noi a 2 decimi insieme a Locatelli, poi 4 decimi Mercado, ovviamente. Ria 7 decimi, Bautista 8 decimi, Redding un secondo Bassani, un secondo Nozzani, un secondo e uno, un secondo e due, un secondo e due, un secondo e tre. Insomma, i primi 6, diciamo, sì, hanno overperformato e gli altri invece hanno fatto normale. Comunque adesso andiamo in griglia. Ok, eccoci in griglia, purtroppo è stato tolto anche il consumo, visto che appunto sui tre giri non c'è il consumo delle gomme. Andiamo subito al tracciato, partiremo comunque in P2 e cercheremo di fare una bella gara a fianco all'Equona, che ora che ci penso effettivamente la polla l'ha fatta anche nella realtà, quindi bravo Iker. Sto notando come il semaforo lì non funziona, fantastico. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo come si comporta l'IA in questa prima curva. Oh, Bautista all'esterno. Attenzione qua interni. Poi su Bautista apriamo. Apriamo con la nostra Yamaha e riusciamo a passare Bautista. Oh, mamma mia. Inserimento curva. Penso di aver in realtà trovato un modo per inserire la moto nel miglior modo possibile. Non so manco io quello che ho detto, ma ancora devo capire tante cose in ogni caso. Adesso dietro a Mercado. Mamma mia, siamo vicini. Sul dritto potremmo sicuramente provarci. L'Equona, Locatelli, Mercado. Dubito che questa sia una top 3 molto realistica, tranne per l'Equona che ha fatto la pole. Comunque davanti ci può stare. Avvertimento va bene, forse un po' esagerato addirittura l'avvertimento, ma lo accettiamo. Adesso più che altro io vorrei preservarmi in vista del rettilineo principale. Ok, vediamo adesso ragazzi quanto e se guadagniamo. In teoria sì, dovremmo, perché non penso abbiano fissato niente infatti. Oddio, arriviamo. Arriviamo. Abbiamo ripreso molto, purtroppo però nell'ultima parte dello scorso giro mi hanno dato davvero un'eternità e non sono riuscito a guadagnare tantissimo. Adesso però attenzione, loro qua fanno una traiettoria molto più larga. Noi stiamo cuciti al cordolo. Poi qua in uscita da quel curvone guadagniamo, ovviamente, perché questo è quasi un rettilineo. Mercado dentro sull'Equona con Locatelli attualmente primo. Battaglia tra coloro che non ti aspetti di vedere là davanti. Attenzione, gas a martello qua. Cerchiamo di recuperare qualcosina in questa dritta, in questa semi dritta in realtà. È fattibile, è fattibile. Solo che dobbiamo spingere. La Yamaha più la guido più diventa docile, più la capisco. Penso che in realtà sia così con tutte le moto. Altro avvertimento, sempre nello stesso punto. Ok ragazzi, siamo vicini. Adesso qua non dobbiamo fare cavolate. Oh mamma mia, Ria lì. Oh mamma mia, Ria. L'Equona sempre qua davanti a noi. Il numero 7 Pullman, sia nella realtà che nel gioco. A manetta adesso ragazzi sul dritto, stavolta perché siamo vicini. Eravamo vicini prima che decidessi di sbagliare tutto all'ultima curva, ma siamo comunque abbastanza vicini, penso, per tentare di affondare un attacco. Attenzione, staccatona. E niente, la situazione è quella di prima. All'ultimo giro ci dovremo lottare tutto. Mamma mia, la moto si muove tanto. Comunque non è facilissimo, eh. Vi devo dire che in realtà si tribola abbastanza. Mi sembra molto più... mi sembra diverso, molto più difficile lo stile di guida di Superbike rispetto a quello di MotoGP. No. E niente, si conclude così il nostro gran premio. Che sfiga ragazzi. Ria prova su Razgatioglu. Razgatioglu lo tocca, legge dell'interno.
si stendono e la moto di Ria trascina Razgatioglu. Mi dispiace un po', ragazzi, in realtà, perché non è molto realistico quello che è successo. Cioè, una situazione del genere, meh. Proviamo a guidare in prima persona, va, che non l'ho mai fatto. Tanto oramai non abbiamo niente da perdere. Vediamo com'è guidare in prima persona. Allora, gradirei prendere però la strada giusta. No, avvertimento per questo, sì, ovviamente. No, non così. Che poi Ria, scusatemi, ma Ria non è caduto a fianco a noi e non è neanche, cioè, non è neanche ventesimo, ma più avanti. Perdonatemi, vabbè. In ogni caso, andiamo. Usciamo forte all'ultima curva. Giù tutti in carena. Giù. E concludiamo il Gran Premio. Che sfiga, purtroppo, ragazzi. Siamo caduti. Ma vediamo quanto ha fatto Ria poi alla fine. 17esimo, ok. Noi ultimi. Questa era la mia prova. È finita non troppo bene. Io vi ringrazio comunque per la visione di questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, seguirmi su Instagram per mettere tutti all'inizio del video. Noi ci vediamo in un prossimo video con una nuova prova, o magari con proprio l'inizio della carriera. Vedremo. E in ogni caso, appunto, vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti.